Buonasera e benvenuti ad Ancora TG. Un grave incidente della strada si è verificato questa mattina lungo via Marconi, nella prima periferia di Spoleto, quando una Ford Fiesta ha investito un'anziana signora che stava portando ai giardinetti il nipotino di 10 anni. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il ragazzino che, dopo le prime cure dei sanitari di Spoleto, è stato trasportato al nosocomio di Terni. Ha ferite profonde, ma non è fortunatamente in pericolo di vita. Intanto sono molti i cittadini che chiedono all'amministrazione comunale la definitiva installazione di dissuasori. E ci spostiamo a Foligno, dove la direzione della ASL 3 ha sollecitato tutti i medici di base a compilare correttamente le ricette per prestazioni specialistiche ambulatoriali e per la diagnostica strumentale. La questione riguarda l'uso del ricettario a lettura ottica. La mancata rispondenza, dicono dalla ASL, comporta una sanzione di 2 euro a ricetta nei confronti della ASL. Per questo le prescrizioni non in regola saranno rifiutate e il cittadino sarà costretto a tornare dal proprio medico. Da tempo, concludono dalla direzione sanitaria, abbiamo informato tutti i professionisti al fine di non arrecare alcun pregiudizio all'utenza. E cambiamo argomento: sulla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 1997, il governo farà la sua parte. È quanto annuncia la senatrice Ada Urbani, prima firmataria di un ordine del giorno che ha visto coinvolti anche i senatori Asciutti e Benedetti Valentini. Siamo abbastanza soddisfatti per le rassicurazioni ricevute, dice la Urbani, con il governo che ha promesso di affrontare la questione nella prossima finanziaria. Ma sulla questione attendiamo anche il contributo dei parlamentari dell'opposizione, così da senatrice Urbani. Ed ora spazio agli spettacoli con la danza. I balletti in programma per Spoleto Estate hanno fatto registrare ancora una volta il tutto esaurito, sia per il Lago dei Cigni, interpretato dal balletto di Mosca, sia per il Galà di Danza, che ha visto sul palco i vincitori di ieri e di oggi del concorso internazionale della Settimana della Danza, che si tiene appunto nella città del festival. Ma vediamo un contributo. Per oggi è tutto, io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito, ci ritroviamo domani sera. Buona serata.